Lavorare in teatro è una scelta non così comune, soprattutto perché sei sottoposto a forti pregiudizi, perché quante volte dicono ma è un lavoro strano, poi è un lavoro che racchiude talmente tante sfaccettature e quindi non è facilmente incasellabile. E allora posso citarti una poesia di Robert Frost che si intitola La strada nel bosco e dice così. Due strade divergevano nel bosco. Mi dispiacque essere un solo viaggiatore per non poterle prendere entrambe. A lungo indugiai sull'una per capire dove arrivasse e poi alla fine presi l'altra. Questo pensiero lo farò dopo tanti tanti anni, ricordando che due strade divergevano nel bosco e io presi quella meno frequentata. Ed è proprio questa che è stata la differenza. Gianluca Giansalvo, 38 anni. Veronica Bestea, 33 anni, diplomata alla Paolo Grassi. Bottega di Gassman, Scuola del Piccolo di Milano. Prime esperienze teatrali Le insieme esperienze teatrali più significative le ho fatte con a... Da tempo, maestro, io seguo i suoi spettacoli e davvero sono stato folgorato. Anna Mantovani mi ha consigliato di fare questo provino. Da allora io ho sempre, sempre, sempre sperato di poter lavorare con lei. Io cerco anime. Io ho sempre sentito di avere un po' un estro artistico e il mio lavoro è cominciato quando ero molto piccolo. Proprio quando uscirono le prime telecamere, mio babbo me la comprò e io cominciai a creare subito dei mini cortometraggi. E da lì non mi sono più fermato. Io ho fatto un po' di tutto, ho fatto il tecnico luci, lo scenografo, il truccatore, finché alla fine non ho capito che effettivamente il teatro era un po' più quello che mi piaceva e da lì non mi sono mai fermato, affiancando sempre corsi, stage, studio e molta pratica. È un mestiere che va esperito, va fatto sulla propria pelle, non ne puoi parlare. Quindi la mia carriera è un continuo alternarsi di spettacoli. Io in media in questi ultimi anni sono riuscito a fare 10-12 spettacoli l'anno. Perché? Perché non mi fermo mai. Perché so che più sono in scena, più imparo, più il mio lavoro sarà migliore. Mi piace giocare. Mi è sempre piaciuto giocare. Quando un asciugamano su una sedia diventava subito un rifugio segreto, oppure ammonticchiare i cuscini sopra un divano diventava la torre inespugnabile. Mostri, battaglie, soldati, guerre sanguinose come a Troia. La guerra più sanguinosa dell'antichità. E sì che tu pensavi di mettere a sacco la nostra città e tolta la luce della libertà alle donne troiane e portartele via! Sulle navi, nella tua terra patria, sciocco! Tu presto sarai pasto per gli avvoltoi. Se dovessi parlare di un segreto per fare questo mestiere è prendere l'iniziativa. Non avere paura a proporsi, a fare, a ideare qualcosa. Firenze purtroppo è una città un po' provinciale dove ci sono poche possibilità di produzioni, però da un altro punto di vista è buono perché c'è poca concorrenza. Se io fossi a Roma o a Milano, i miei lavori probabilmente sarebbero un po' sommersi da tutti gli altri eventi. Qui ce ne sono meno, quindi uno viene notato di più. E avere quindi il coraggio di affittare un locale e creare uno spettacolo, o avere l'idea di un evento e farlo. Io ho cominciato così quando ero ragazzo, cominciai a lavorare sugli spettacoli dei medici e io mi ricordo che gli spettacoli i primi, ci sono state serate in cui avevamo 5 spettatori. Però il spettacolo era talmente bello che poi piano piano ha cominciato a funzionare. Da una parte bisogna cominciare, non si può aspettare che arrivi il gancio dal cielo e ci tiri su. Firenze! Firenze! Tieni viva la mente, ma senza indugiare su nulla. Perché noi siamo fatti per una sola cosa:
Siamo fatti per vincere. Vincere, sì. Ma senza combattere. Uno dei credo che mi ha sempre portato avanti è questo, e te lo racconto con una barzelletta. È il tipico modo di pensare fiorentino. C'è una signora che va dal salvatore del figlio e gli dice: è stato lei che ha salvato il mio bambino dalle rapide? Dice: sì signora, sono io. E il cappellino da chi è? È questo: non accontentarsi mai. Mostratemi dunque cosa non sapete fare. Sgraziato. Banale. Lezioso. Questo potrebbe essere un momento interessantissimo della coreografia. La contemplazione. Il Dio che siede e mira ciò che ha creato. Non ho bisogno di uno spettacolo per esibirmi. Io sono lo spettacolo. Il più incredibile degli spettacoli. Superare tutti i precedenti, un prodigio cosmico. Mentre le fontane sfavillano nel rosso delle torce, trabocca oro dalle finte rocce e spuntano palme, ventagli, turbanti in un capogiro di cavalli imbellettati. Quello che dico agli spettatori è: siate curiosi, non si possono scoprire i tesori se non si vanno a cercare. È chiaro che quando andare a teatro per uno spettatore è un po' una scommessa, perché dopo una lunga giornata di lavoro dover arrivare a teatro e magari rischiare di sorbirsi una roba noiosa, insomma, non è che va a tutti. Però se non si rischia non si sa, non si scopre. Io faccio questo mestiere da 30 anni quasi e capita ogni tanto qualcuno mi dice: ma te l'ho mai visto? Come non l'ho mai visto? Io faccio 2000 spettacoli l'anno, non mi vedo mai. Perché? Perché spesso si va a teatro perché ce lo consiglia un amico. Il passaparola è il vero modo di fare pubblicità. E invece non sempre dovrebbe essere così. Rischiate, andate a vedere qualche spettacolo. Se qualcuno, magari, se vedete un manifesto interessante, se sentite semplicemente parlarne al bar, siate coraggiosi e andate. Al massimo balzate e venite via. È uno spettacolo divertente, grottesco, caleidoscopico, musicale, schizofrenico, onirico, psichedelico, dinamico, sexy, schizzidelico, spumeggiante. Ha messo di fronte a diversi tipi di cambiamenti e ricordandoci sempre che sopravvive non il più forte ma chi si sa adattare, credo che anche l'artista, anche e soprattutto i teatranti, dovranno un po' cambiare la loro modalità di fare spettacolo, principalmente utilizzando spazi non necessariamente teatrali, secondo me, che è una delle mie caratteristiche. Ho sempre fatto spettacoli in spazi non teatrali. Perché? Perché gli spazi non teatrali sono più dinamici. Il pubblico ha bisogno di dinamismo, di novità. Sedersi in platea e aspettare l'apertura del sipario può non soddisfare più il gusto dello spettatore contemporaneo. E a proposito, e secondo me una cosa è molto importante, ricentrare come obiettivo principale la soddisfazione dello spettatore, che non vuol dire necessariamente andare a gestire soltanto i suoi gusti, ma stimolarlo veramente, creare un vero rapporto con lo spettatore. L'artista è a servizio della comunità e dello spettatore, e questo secondo me va un attimo messo a fuoco. Thank you.
Gianduca, mio padre, mi ha chiamato Caterina. Io non sono Caterina, gli ho detto. E lui, lo so, mio tesoro, mi sono confuso, mia stella, ed è andato via. Non me l'ha mica detto come mi chiamo, però. Durante il lockdown ci siamo resi conto che, nostro malgrado, l'artista e il teatro non sono così necessari alla sopravvivenza. E per quanto questo ci possa fare male, però è una realtà. Non alla sopravvivenza fisica, certo, ma a un miglioramento, un benessere emotivo che affianca il benessere materiale. Proprio per questo è importante capire se quello che fai ha un senso per i tuoi spettatori. E alla fine dello scorso lockdown io ho fatto qui al Teatro Segreto degli incontri con gli spettatori, con i fan che mi seguono, per capire perché sono così affezionati alle cose che faccio io, per capire se sono spettatori che vanno a vedere anche altri tipi di spettacoli, per capire cosa gli è piaciuto, cosa è arrivato e cosa no. Ed è incredibile le risposte che mi sono arrivate. Alcune cose già le avevo capite, altre invece sono state delle vere e proprie sorprese. Perché? Perché lo spettatore continua a essere il centro del lavoro dell'artista. Un artista che lavora senza focalizzando questo, secondo me va poco lontano. Pronto collega? Pronto collega. Bene, allora proviamo a vedere se il nostro robot funziona e il messaggio che abbiamo registrato viene espresso chiaramente. Bene. Pronto? È pronto collega? Sì? Sì. Accenda. L'accensione è effettuata. Bene, bene. Allora, proviamo a sentire se il messaggio che abbiamo registrato è leggibile. Sì. Non voglio nessuno, gliel'ho bello detto. Né uomini, né donne, né aggeggi, né robot. Voi mi dovete lasciare in pace. Io sto bene da me. Vuoi cominciare la programmazione della tua Chambermaid 7800? Se noi che si fa? Ci si guarda nelle palle degli occhi? Rispondi sì o no, oppure premi l'opzione desiderata sul telecomando. Ah, allora sì! Puoi personalizzare la tua Chambermaid 7800 con il nome che preferisci. Dopo il beep, pronuncia il nome a voce alta in modo che venga registrato. Beep! Che lo dico ora? Il nome che vuoi dare alla tua Chambermaid 7800 è... Che te lo dico ora?